Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie innanzitutto dell'opportunità che mi date, non tanto e non solo, ma non serve oggi di parlarvi di questa straordinaria avventura di vita, 40 anni appunto del Gifoni Film Festival, oggi patrimonio non solo del nostro paese ma leader nel mondo in questo settore. Patrizio mi ha chiesto invece di parlare non tanto dei successi che conosciamo, ma di come si è arrivati a questi percorsi, quali sono state le difficoltà, e quindi ho cancellato, e devo farlo, dalla mia memoria e in questo nostro incontro tutto quello che può sembrare importante ma diventa inutile, per raccontarvi un po' la mia storia personale. Una storia semplice, vedrete, non complicata, e con una data straordinaria. Oggi il 19 novembre, domani 20. Che cos'è il 20 novembre? Il 20 novembre di 40 anni fa, in questo mio comune, sono di Gifoni, 9.000 abitanti in provincia di Salerno, nell'entroterra agricolo, era di sabato, 17 anni, pioveva, e decisi intorno a questa fontana vanvitelliana che accarezza la piazza del mio paese, lunedì si parte. Io non sapevo dove dovevo andare, cosa volevo fare, perché lo volevo fare, per chi e quindi a chi mi rivolgevo. Ma il lunedì ho chiamato a raccolta un gruppo dei miei amici, con i quali già si condividevano una serie di esperienze culturali. Molti oggi mi chiedono, ma tu ci credevi? A 17 anni? Ma certo che ci credevo. Altrimenti io non starei qui a distanza di 40 anni a parlarvi non solo della mia vita, ma della mia esperienza. Certo che ci credevo. E nel 73 il primo forte bilancio di questa idea è stato di 50.000 lire, delle vecchie lire. E chi è stato il produttore vero del festival? Sì, in parte le famiglie di Gifoni. Ma ho dovuto convincere i sacerdoti, i preti, i monaci, che l'unico convento che c'era a Gifoni, che aveva delle stanze dove poter ospitare gli ospiti, erano quelli. Quindi li coinvolsi in questa avventura, anche come ristorante. E imparai a suonare l'organo per finanziare Gifoni. Andate dentro la loro anima e fateli innamorare di quello che voi gli proponete. E così io piano piano e senza accorgermene ho fatto vedere, facendogli chiudere gli occhi, un mondo che non c'era. Ma lo dovevano immaginare, lo dovevano sognare, lo dovevano già concretizzare. Un'idea quando arriva tu la devi afferrare, la devi rendere materia, nobile, la devi digerire, la devi portare dentro di te e poi la devi condividere con gli altri. Questo, se si può chiamare mestiere, è un mestiere che non è solitario, è un mestiere che si fa insieme a tante altre anime. Questo era il contesto del mio paese. Niente alberghi, niente ristoranti, una sola piccola taverna. Voglio fare con voi questi passaggi e oggi 36 ristoranti, 140 brand and breakfast, strade di collegamento che non finiscono mai, c'è perfino un mezzo aeroporto a Salerno che prima non c'era. Io pure ho avuto una persona che ha segnato la mia vita, sì, non c'è più, ma è stato uno dei grandi in assoluto, François Truffaut. Una lettera, tutti mi hanno chiesto, stanno nei libri di storia, ma come hai fatto a portare Truffaut a Gifoni? Semplice, ho scritto una lettera e lui ha detto vengo. E quando partì, François mi scrisse una cosa sul catalogo del festival, tante cose. Poi una frase. Fra tutti i festival del cinema, quello di Gifoni è il più necessario. Lui partì e io andai in crisi. Tutto quello che in quel momento mi sembrava un percorso bellissimo diventò deserto. Ma io ho cercato di superarli. Sono andato nelle case delle persone. Come ho fatto? Sono andato nelle case delle persone. E sapete che oggi, e dopo 40 anni ancora, noi abbiamo 1.500 famiglie che sono i più grandi alberghi a 6 stelle lusso diamante che ospitano, adottano e hanno adottato
decine di migliaia di ragazzi e sono felici di aprire le loro case. Questo è il successo, se c'è, di Giffoni. C'è tutta una partecipazione di un territorio ad un'idea. È nata prima l'idea senza porsi il problema del contenitore. Il contenitore sono stati i cortili, le piazze, le strade, non i figuranti, ma gli attori principali, cioè i miei concittadini. Chi fa questo lavoro, chi vuole intervenire nel festival, deve scegliere nella vita. Mi dedico a questa idea. Se va bene ci resto, se va male me ne vado. Ripeto, non c'è volontariato. E oggi è un'industria che ha 55 dipendenti fissi, facciamo contratti di collaborazione ad oltre 400 giovani, abbiamo rapporti con tutte le università. Stavo a Roma. Vedete pure che non so manco disegnare, oltre a non saper fare tante altre cose. Questo foglietto oggi vale 31 milioni di euro, che lo vedrete, non so nel video se è stato già presentato, 31 milioni di euro europei dati dalla Regione Campania a questa idea. E non sono stato manco così impossibilitato a parlare con i miei finanziatori pubblici. Questo progetto andrà avanti fino al 2013, nel 2014, se Dio vuole, riusciremo veramente in questa nuova fase di espansione del festival. Non ho dovuto manco convincere troppo, perché ho detto, non sono andato lì per chiedere, ma con un altro concetto. Caro Presidente della Regione, io ho un'idea, te la sottopongo e ti do un'opportunità, perché non la facciamo insieme? Il segreto, se c'è, Patrizio mi ha detto, dov'è il segreto di Giffoni? Il segreto non c'è, basta essere veri, onesti, reali, emozionarsi per emozionare, caricarti di energie sempre per poterle trasferire.